Si chiama Progetto Scuola Multimediale Locale ed è l'iniziativa ideata dal Gruppo di Protezione Civile di Cartoceto insieme all'Istituto Marco Polo di Lucrezia e alla collaborazione del Comune. Si tratta di un momento di diffusione della cultura di protezione civile in caso di calamità naturali rivolta ai giovani studenti. A partecipare all'iniziativa, oltre al Gruppo Comunale di Cartoceto, il CISOM, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, l'Esercito Italiano, i Vigili del Fuoco, l'Arma dei Carabinieri, i Carabinieri Forestali e il CB Club Mattei di Fano. Un'intera mattinata dedicata alle specifiche funzioni dei vari organi che intervengono in caso di emergenza. È una giornata dove far capire ai ragazzini come comportarsi in caso di una calamità naturale, e in questo caso parliamo di terremoto, di evento sismico, quindi, e in più cerchiamo anche di far passare il giusto messaggio che la protezione civile non è soltanto il volontario che vedono vestito di giallo, che è un gruppo comunale o comunque sia anche altre divise sempre di volontari, ma anche è un sistema formato sia da professionisti sia da volontari che lavorano insieme, lavorano in sinergia e in caso di qualsiasi calamità, sia evento sismico sia anche quando si va a trattare per altri eventi. Quest'anno tocchiamo l'evento sisma, mentre altri anni abbiamo toccato da un evento franoso, incendio e quant'altro. Quindi andiamo a cercare ogni anno un evento diverso per poter formare i bambini nel loro percorso, e li andiamo a prendere in terze e quarte elementari in modo da poter informare i bambini al meglio. La mattinata è proseguita poi con dei momenti di approfondimento delle varie forze di polizia, con possibilità di scoprire e salire sui mezzi presenti. Il tutto si è concluso poi con una esercitazione e dimostrazione di un evento sismico su un edificio. Quest'anno simuleremo un evento sismico, quindi una casa fatta con degli scatoloni la faremo crollare simulando un sisma, e di conseguenza faremo partire con una chiamata i vigili del fuoco che correranno in soccorso, e quindi le ambulanze che andranno a immobilizzare e a stabilizzare le persone per poi portarle fuori dal campo. Naturalmente è semplice finzione, però per far capire, per far conoscere ai ragazzini, e non solo ai ragazzini, ma questo è anche qualcosa che per quei genitori che accompagnano i ragazzini, per far capire quanto lavoro e quante cose ci sono dietro un evento sismico, anche se sinceramente è un po' riduttivo questo, perché comunque quando c'è un evento sismico c'è la partenza di tantissime forze e di professionisti che chiaramente vanno anche a rischiare, insomma, di loro.